Buonasera a tutti, sono Aquila di Brescia, faccio parte del direttivo dei ragazzi d'Italia, i ragazzi che stanno organizzando la manifestazione di protesta a Roma il 6 di giugno. Faccio questo vocale perché vorrei risolvere ancora qualche dubbio che circola di città in città, sta rimbalzando da persona a persona, riguardo al fatto che ci vogliono associare a una manifestazione politica o una manifestazione organizzata da gruppi ultras. Né una né l'altra queste cose sono veritiere, anzi sono delle grandissime cazzate. Cazzate perché? Perché noi abbiamo chiesto appoggio agli ultras, abbiamo chiesto un aiuto agli ultras per far circolare questo messaggio nella maniera più veloce possibile. Abbiamo usato le curve con l'appoggio degli ultras come cassa di risonanza. Abbiamo usato le curve con l'appoggio degli ultras come megafono per raggiungere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Ma questo non vuol dire che sia una manifestazione di protesta organizzata dagli ultras. Ok? È ovvio che ci saranno anche degli ultras che verranno insieme a noi a protestare, ma non ci saranno striscioni, non ci saranno bandiere, ok? Che definiranno città o gruppi di appartenenza. Secondariamente, la nostra non è un'iniziativa politica, è un'iniziativa di protesta contro la politica a 360 gradi, perché questa classe politica che ormai governa da oltre 20 anni, che non ha fatto nulla di buono per il popolo italiano, secondo me e secondo noi, deve essere cacciata fuori dai coglioni. Dunque, quel giorno, il 6 di giugno a Roma, ci saranno persone italiane di ogni estrazione sociale. Ci saranno imprenditori, piccoli artigiani, operai, dipendenti statali, ci saranno agricoltori, commercianti, ristoratori, avvocati, chiunque voglia venire a manifestare, a protestare, chiunque voglia scendere al nostro fianco è libero di farlo senza nessun vincolo, assolutamente. Però non diciamo in giro cazzate riguardo a ciò che stiamo organizzando. Stiamo organizzando per la prima volta a livello nazionale un'unione che non si era mai vista prima. E la gente che continua ad associare quello che abbiamo creato alla politica o agli ultras lo fa solo ed esclusivamente per gelosia, per invidia, perché non vuole che tutto ciò vada a buon fine. Dunque, non crediamo a queste puttanate, smettiamola di dare retta a queste cazzate che la gente dice. L'abbiamo detto almeno 100 volte che qui la politica non attacca, che qui gli ultras sono parte integrante, ma camminano al nostro fianco, ci hanno aiutato nella diffusione di questo messaggio, ma non l'hanno organizzata gli ultras. Smettiamola di dire queste cazzate. Smettiamola per piacere. Vediamo tutti insieme una sola cosa, l'obiettivo comune. Raggiungiamo sto cazzo di obiettivo comune, scendere in piazza compatti, uniti, non divisi, come vogliono loro. Allora sì che avremo l'effetto desiderato, allora sì che gli faremo paura. Non ascoltiamo tutte queste cazzate che girano per le città. Che la nostra è un'organizzazione politica, che la nostra è un'organizzazione di ultras. No, no, siamo ragazzi italiani, cittadini comuni, di ogni tipo, di ogni estrazione sociale, che ha a cuore il suo paese, la propria terra, il proprio popolo e che è stufo di farsi prendere per il culo. E non accettiamo che gente continui a buttare merda addosso a quello che abbiamo creato. Dicendo che noi abbiamo uno scopo politico, dicendo che noi abbiamo intenzioni ultras di creare le solite baruffe, i soliti scontri di piazza. No, sono tutte delle cazzate. Sarà una manifestazione, ci auguriamo, pacifica, ma non per questo ci faremo calpestare e mettere i piedi in testa, perché i coglioni ce li abbiamo e belli grossi. Chiaro? Spero di essere stato chiaro. Spero che questo messaggio arrivi in tutte le città e spero che questo messaggio tolga tutti i dubbi che ci sono ancora riguardo a questa iniziativa. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e ci avete dedicato. Vi aspetto tutti a Roma il 6 giugno.